Adesso occupiamoci di sport con il calcio di Serie C e lo facciamo con Massimo Profeta che è qui in studio con noi. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te Anna. Buon pomeriggio. Domani allora il Pescara torna a giocare allo stadio Adriatico Cornacchia, fischio d'inizio alle 20:45 contro il Pontedera, quindi la partita appunto Pescara-Pontedera. Biancazzurri che tornano all'Adriatico, dicevamo, dopo tre trasferte consecutive. Sì. Cosa dobbiamo aspettarci da questo incontro? Ma intanto vediamo un po' quali saranno le scelte di Baldini, perché abbiamo saputo proprio oggi, insomma, c'è stato uno scambio di messaggi con il DS Foggia, è diffidato Pellacani, quindi non so se questo condizionerà questa notizia le scelte dell'allenatore, vedremo. Io stavo pensando che poteva essere confermata in blocco la squadra che è stata schierata nell'ultimo turno con la Lucchese, tra l'altro una vittoria strameritata, una grande prestazione del Pescara, 3-1 il verdetto finale, come dicevi tu giustamente, dopo tre trasferte di fila per il rinvio del match con il Milan futuro che si giocherà, lo ripetiamo per l'ennesima volta, giovedì 21 novembre alle 20:45, il Pescara dunque tornerà dopo tre partite giocate lontano dal pubblico amico in casa. Si prevede una buona cornice di pubblico domani sera con il Pontedera, 6-7 mila spettatori. Beh, insomma, è chiaro che adesso bisogna cavalcare l'onda dell'entusiasmo, anche perché questa squadra veramente sta convincendo tutti con risultati e soprattutto ottime prestazioni. Vedremo quale sarà la squadra che appunto scenderà in campo. Decisiva la seduta del pomeriggio che comincerà alle 15, sarà una sorta di seduta di rifinitura. Sono tutti a disposizione, lo stesso Mulè che aveva avuto un problemino al polpaccio prima della partita di Lucca. Vedremo Pellacani, perché Pellacani, come ci ha detto il DS Foggia, è diffidato e quindi capiremo se questa notizia può condizionare qualche scelta del tecnico biancazzurro. Il Pontedera ha cambiato allenatore a tre partite, il neotecnico è molto esperto, Leonardo Menichini, ne abbiamo già parlato ieri, 71 anni da compiere, 4 punti in 3 partite della sua gestione, ha pareggiato con l'Entella nell'ultimo turno di campionato, aveva vinto a Gubbio nella partita precedente, mai aveva ottenuto 2 risultati utili di fila, la squadra toscana che ha avuto un inizio di campionato piuttosto complicato, 3-5-2 il sistema di gioco ormai collaudato, davanti giocheranno Ianesi e Giacomo Corona, figlio di Giorgio Corona che è stato un grande attaccante in Serie B, C1 e C2, oltre 200 gol, ha anche fatto un'esperienza in Serie A nella stagione 2006-2007 con Marino a Catania, tra l'altro segnando 7 gol, il papà appunto di Giacomo, Giorgio Corona, ha avuto anche una brevissima esperienza con il Pescara nella stagione 2001-2002, giocando soltanto 3 partite in Coppa Italia. Per quanto riguarda il Pineto, giocherà domani anche il Pineto, perché affronterà in trasferta a Solbiate, in provincia di Varese, il Milan futuro, il Pineto rigenerato, rivitalizzato dalla vittoria ottenuta con l'Ascoli domenica scorsa, una vittoria importantissima, la prima della gestione Tisci che è subentrato a Mirko Cudini. Il Pineto tra l'altro non vince in trasferta dal 5 aprile della scorsa stagione, 2-0 a Vercelli contro il Sestri Levante. Torneranno a disposizione Villa, Amadio e Ingrosso. Amadio dopo la squalifica, Ingrosso era già diciamo tornato a disposizione, era in panchina nell'ultimo turno, dovrebbe partire titolare, quindi insomma il Pineto andrà a assaggiare la forza di questa squadra, il Milan futuro, che è una squadra giovanissima che è tornata alla vittoria domenica scorsa nel match di Perugia, provocando l'esonero del tecnico Formisano che è stato sostituito da Lamberto Zauli, ex allenatore del Teramo nella stagione 2016-2017. L'ultima curiosità, Pescara-Pontedera domani alle 20:45, sarà diretta questa partita, Anna, da Luongo della sezione di Napoli, che ha già arbitrato Pontedera-Pescara lo scorso anno. Lo sai com'è finita? Com'è finita? 0-5 per i biancazzurri. Quindi è di buon auspicio, insomma. Va bene, grazie Massimo Profeta, ci racconterai anche di più, quindi abbiamo capito, nel corso del telegiornale delle 19:30.